Buon pomeriggio e bentornati al TG Flash. Il sindaco di Bibiano del Partito Democratico, attualmente ai domiciliari, ha presentato una querela segnalando 147 post e mail dal contenuto offensivo, tra cui c'è anche uno dell'attuale esponente, il capo del Movimento 5 Stelle, Di Maio, che scriveva: col PD non voglio avere niente a che fare, col partito che fa parte dello scandalo di Bibiano, con i bambini tolti ai genitori e addirittura sottoposti a elettroshock. La notizia della querela ha trovato conferma in ambienti giudiziari. In attesa della pronuncia del Tribunale della Libertà sul suo ricorso contro i domiciliari e su un ricorso della procura che ne aveva chiesto l'arresto, negato dal GIP in un altro filone. Dopo l'ennesimo incidente stradale avvenuto sulla statale 16 nel tratto tra Foggia e San Severo, sbotta il sindaco Miglio, che ha scritto una lunga lettera ai vertici dell'ANAS chiedendo di sollecitare l'inizio dei lavori. Non è più tollerabile, ha detto il sindaco, assistere passivamente ai ritardi per l'inizio dei lavori. Si inoltre una richiesta ufficiale di incontro per conoscere i tempi di tale inizio, che collega San Severo a Foggia lungo la statale 16. Andiamo adesso alla Fiera del Levante di Bari, dove si è parlato di lotta ai cambiamenti climatici con il protagonista la Regione Puglia. Ascoltiamo la dichiarazione dell'assessore regionale Sant'Orsola e anche di un esponente ambientale. Quali sono le strategie che la Regione Puglia sta mettendo in campo nel settore della lotta ai cambiamenti climatici? La Regione Puglia è attivamente impegnata nella lotta ai cambiamenti climatici. Lo ha dimostrato in più occasioni il Presidente Emiliano quando ha parlato di decarbonizzazione e di tutti i progetti inerenti alla decarbonizzazione, che non sono limitati a quelli per l'IVA, ma che si estendono su tutto il territorio regionale. Le politiche poi sono in ambito, sia in ambito civile, quindi strutturale, edilizia, e ci sono poi le politiche per i trasporti, quindi tutto, per esempio la Regione Puglia ha acquistato oltre 500 bus economicamente e quindi energeticamente con appunto fonti di fatto pulite, quindi metano e ora sta valutando per l'idrogeno, e quindi è tutta l'applicazione delle Best Viable Technique, le cosiddette BAT, in ambito industriale, quindi per abbattere al minimo quelle che sono le emissioni industriali. Emissioni industriali che ovviamente contengono sia, appunto, come ho detto prima, la CO2, che le emissioni microinquinanti, quindi avendo due effetti benefici, quello dell'abbassamento delle temperature e sostanzialmente di minimizzazione delle emissioni dei microinquinanti e macroinquinanti. Rieccoci in studio, tutto pronto a Cirignola nel Foggiano per il Sentemente Day, in programma il prossimo 21 settembre al Teatro Mercadante della città Opantina. Un'edizione straordinaria, fortemente voluta e promossa dall'assessorato locale alle politiche sociali in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer, e precederà la sesta edizione nazionale del Sentemente Day, in programma quest'anno a Bologna il 7 ottobre. Ovviamente tutto quanto nel metodo prodotto da Letizia Espanoli nel 2014, con alle spalle anni di ricerche e studi scientifici. La pagina sportiva in chiusura, il calcio, notte da dimenticare per le squadre italiane di Champions League. La Juventus, che era sotto anzi, avanti di 2 reti nel match contro l'Atletico Madrid, si è fatta rimontare i 2 gol dai Colchoneros di Diego Pablo Simeone. Invece di svolta autentica per l'Atalanta in terra croata, i ragazzi di Gasperini sono stati sconfitti dalla Dinamo Zagabria con un severo 4-0. Oggi l'Europa League con in campo Lazio e Roma, biancocelesti con i romeni del Cluj, mentre la Roma con la formazione sconosciuta dal nome impronunciabile Basaksehir. È tutto per questa edizione del TG Flash. Prossimo appuntamento con Speciale News Web 24, salvo maltempo, stasera alle 19:30. A più tardi.